Benvenuti a Libro Aperto, benvenuti, buon pomeriggio. Abbiamo qui con noi un gentilissimo ospite, artista, fotografo d'autore, Ruggero Di Benedetto, maestro artigiano, Buonasera a tutti. e quindi vi presentiamo un'eccellenza, una personalità d'eccellenza del nostro territorio. È stato, come dire, oltre ad essere fotografo, videomaker, regista. Come abbiamo detto, è stato fotografo dell'anno, fotografo italiano dell'anno nel 2010 e poi ha ricevuto delle medaglie per 3 anni consecutivi, 11, 14 e 15, dal Presidente della Repubblica per l'alto contributo reso alla fotografia italiana in ambito nazionale e internazionale. Un ricco curriculum del nostro gentilissimo ospite. E lanciamo un contributo. Regia. Benissimo, un contributo eccellente. Abbiamo visto la declinazione dei grandi fotografi che hanno incontrato Ruggero Di Benedetto, che è presidente Fondo Internazionale per la Fotografia, Comunicazione e Video. Allora, presidente, Buonasera, benvenuto. professore. Buonasera. E dunque, l'anima della fotografia e dell'arte è la creatività. Però la creatività non è un atto, un gesto spontaneo e sappiamo che voi come FIOF vi occupate di formazione, cioè nell'ambito della vostra professionalità fate formazione. Ci può declinare alcuni elementi fondamentali? Assolutamente importante, sia un tipo di formazione legata al professionista, ma anche e soprattutto alle nuove generazioni. Quindi parliamo di educational all'interno delle scuole, ma anche in una forma privata, per cui cerchiamo di intercettare gli appassionati cosiddetti della fotografia, perché possano rappresentare al meglio la bellezza dell'immagine fotografica. Ovviamente, per ciò che riguarda i professionisti, non c'è molto da dire. Per loro è sempre una ricerca di confronto tra professionalità di alto calibro, quindi parliamo di figure internazionali, figure che veramente hanno rappresentato e descritto da ogni punto di vista la fotografia, quindi parliamo di reportage, di fotografia creativa, di ritratto, di nudo, di glamour, anche di fotografia commerciale se vogliamo, quindi parlo del wedding o di altro. E in tutto questo chiaramente oggi anche di più viene rappresentata la digital art, ad esempio, che è un altro strumento che ha purtroppo indebolito un pochettino, se vogliamo, la fotografia classica, tant'è vero che oggi c'è una disquisizione anche di carattere,
come dire, di legittimazione di questo tipo di fotografia, perché si va in una direzione che fotografia artificiale, diciamo così, quindi l'intelligenza artificiale che in qualche maniera va a sopperire al classic formato fotografia, e questo devo dire ci preoccupa un pochettino. Speriamo che il legislatore in qualche maniera possa adempiere ad una regolamentazione sia su scala europea che su scala nazionale, affinché, come dire, venga tutelata la vera e propria fotografia. A noi interessa anche l'aspetto, oltre della formazione professionale, della didattica che lei interpreta così bene, ci interessa la funzione sociale della fotografia, perché oggi vorremmo affrontare questo tema, la furia delle immagini quotidiane, la furia di queste immagini, i selfie che ci coinvolgono, ogni momento arrivano sulle nostre tecnologiche applicazioni, immagini e immagini. Questa furia di immagini ha bisogno di creatività. Voi, con la vostra fotografia culturale e sociale, come potete intercettare? Beh, noi abbiamo un dovere sociale, innanzitutto quello della conoscenza, perché è importante ricordare a tutti quanto è necessario un confronto dialettico con chi ha rappresentato la vera e propria fotografia. E quindi parliamo di grandi autori, ma anche di autori meno conosciuti che attraverso le loro esperienze possono contribuire, come dire, ad una dialettica di carattere culturale. Ma non è solo questo, la funzione sociale è quella della sensibilizzazione attraverso i nostri rapporti più estesi di carattere sia istituzionale, quindi parlo di pubbliche amministrazioni, che siano anche amministrazioni di carattere sanitario. Desidero ricordare i temi che sono stati affrontati, dal femminicidio per intenderci a quello della che ci interessa, argomento che ha toccato e che ritengo sia fondamentale, quello della nuova dipendenza. Purtroppo i giovani oggi sono soffocati e sono al tempo stesso alimentati da questa esigenza innaturale di dover essere legati in maniera simbiotica con il cellulare, e questo non è un aspetto positivo assolutamente, tant'è vero che ci sono delle cliniche appropriate per rigenerarsi, quindi oggi non rigenera solo le automobili o i cellulari, ma anche le persone, perché devono disinquinare in particolar modo i ragazzi, ma è un male che sta abbracciando anche noi adulti nell'utilizzo improprio di questo strumento, che non è fotografia ma è semplicemente un voler congelare un attimo della propria vita, e questo non va bene. Presidente, la furia delle immagini, noi ci interessiamo all'educazione all'arte, all'educazione alla lettura. Quali sono gli strumenti fondamentali per educare alla fotografia, per avvicinare, per dare vicinanza e per usare questo strumento con responsabilità etica? Sì, e questo ha usato anche, ha sottolineato un altro tema importante, l'etica. L'etica, perché oggi le fake news cosiddette vengono utilizzate ovviamente in maniera strambalata da chi artatamente, come dire, trasforma immagini finte, immagini quasi reali, e di questo sono diventati padroni soprattutto i ragazzi. Beh, che i ragazzi con le sono velocissimi. Applicazioni che oramai il web mette a disposizione possono consentire, come dire, una informazione sbagliata di un evento, di un momento. Faccio per intenderci, è stato presentato un reportage sull'Ucraina e quindi sulla guerra finto, cioè non realistico,
dando così informazioni non esatte di quella che è la realtà del momento. E questo è un atto grave, gravissimo, per questo torno a dire che il legislatore su questo deve fare. Cosa facciamo noi? Cerchiamo, come dicevo poc'anzi, di inserirci in maniera adeguata all'interno delle scuole, sensibilizzando i ragazzi all'approccio reale, vero, della fotografia, facendoli apprezzare i veri valori del linguaggio, perché, ripeto, fotografia ha un significato molto semplice: scrivere con la, così come lei scrive con la biro, la penna o con il computer, noi scriviamo con la luce e abbiamo un dovere molto importante. E allora, scrivendo con l'alfabeto della luce, Presidente, entriamo nel suo studio, entriamo nel suo atelier, nel suo laboratorio, e entriamo nei suoi segreti della sua arte. E cosa ci può dire? I temi che affronta, i motivi, per esempio il tema della bellezza, ne ho sentito parlare più volte da lei, sì, nelle conferenze. Questo è un tema importante, perché siamo invasi dalle brutture, e quindi, per quello che ci riguarda, anche dall'estetica semplice del laboratorio, dell'atelier, dello studio, dobbiamo, infatti oggi non a caso sono venute due belle ragazze che abbiamo fotografato, due ballerine, e apprezzavano, al di là delle fotografie, l'estetica dello studio. E questo è molto importante, l'estetica, perché credo che agli occhi noi dobbiamo dare un approccio positivo sempre, quando ci vestiamo, quando presentiamo un piatto, quando presentiamo una vetrina o un'immagine fotografica, una cornice. Questo diventa un fattore fondamentale, perché credo che attraverso la bellezza si possa, come dire, rigenerare la volontà di apprezzare tutto ciò che è bello. Quindi la bellezza della vita, la bellezza dell'arte fotografica e la bellezza dell'amore. Dell'amore, certo. Ho visto che è un tema molto caro a lei. Molto caro, molto sentito e molto non postmoderno, ma attualissimo. Io credo che questi strumenti, in modo particolare quando fotografo ad esempio le donne che sono in attesa di pargoli, non c'è momento più bello per rappresentare la bellezza quando una donna è in attesa, oppure una bellezza attraverso lo sguardo di bambini, oppure la bellezza estetica di quello che può essere uno scorcio della nostra città o delle città in genere. Cerchiamo sempre di nascondere ciò che è brutto rispetto a ciò che può essere esaltato dal punto di vista della bellezza. E non a caso io in tempo passato ho insistito a che si legiferasse addirittura a livello regionale, e hanno fatto, parlo della Regione Puglia, hanno fatto una legge proprio attinente la bellezza. Speriamo di poterla sfruttare con tutti i suoi principi, certo, che è molto importante. Ma l'atelier didattico, il suo, l'atelier artistico didattico, dove la grammatica delle luci, lo spirito filosofico che lei applica alla sua arte, in che modo lei lo esprime? Quali sono i momenti in cui riesce a ricreare una dimensione creativa della sua vicinanza estetica con l'altro, con gli altri? Attraverso l'osservazione. Io credo che osservando sia l'oggetto, lo spiraglio di luce o il soggetto, ognuno di noi può al meglio esprimere, come dire, questa bellezza, e sta a noi poi, è insito in ognuno di noi avere uno spirito di osservazione che, applicato alla bellezza, ci metti pure della creatività, esplode in un folgorio, diciamo, di luci che può essere esplosivo. Allora, l'esercizio dello sguardo, l'esercizio osservativo, l'occhio di Ruggero di Benedetto,
quale immagine di mattina appena alzato gli viene subito, gli esplode nel colore della sua mente quando plurale? Quando mi sveglio ho sul mio soffitto una ventola di acciaio e lascio in maniera opportuna aperta diciamo così, il balcone dove filtra una luce e crea delle ombre che giocano e io già lì inizio a fotografare. Ma se vado a passeggiare a Levante o a Ponente devo catturare i tramonti e lo specchio che si crea all'interno del mare, ma se vado in un prato colgo il colore dei fiori, se incontro delle persone cerco di confrontarmi un attimino con lo sguardo e poi subito le fotografo, infatti mi danno dell'assillante perché dice ma tu maledettamente stai sempre lì a fotografare, perché se c'è qualcosa di bello da cogliere la devi cogliere nell'attimo. È il suo lavoro, l'attimo questo, fuggente, no? La sua creatività, no? Ricket Nunc, l'attimo fuggente. Allora, la città, l'esercizio dello sguardo sulla città. La città è fatta anche, oltre di luce, e il mare qui abbiamo, è fatto anche di pulviscolare, è fatta anche la città di opacità, di un pulviscolo che ogni tanto soffia sugli sguardi di tutti e passeggiano per la città in cerca di un luogo dove la luce sia più affiori maggiormente la luce. Certo, come fa un artista, un fotografo ad entrare nel labirinto dei pulviscoli e delle opacità cittadine? Guarda, penso che sia un fatto fondamentalmente naturale per gli artisti in generale. Per quello che mi riguarda sicuramente ho una certa predisposizione a catturare questi momenti che chiaramente devi catturare, perché ripeto, se cogli un attimo devi decidere di fermarti e di fotografare, perché quel momento non ritorna più. E quindi in qualsiasi circostanza debba capitare qualcosa di particolare devi cogliere, che sia luce, che sia elemento, che sia soggetto animato o meno, devi fermarti. Anche a ombra, anche assolutamente le rovine, sì, circolari, fatti di, sì, fantasmi, tutto, di ombre. Tutto ciò che può sembrare incapace dal punto di vista esplodere della visione, per gli artisti in generale, e mi inserisco anch'io in questa visione, riusciamo a cogliere il bello che c'è anche in qualcosa che per gli altri può sembrare brutto, ripeto un'ombra, ripeto un'impronta, ripeto qualcosa di inanimato, un granchio, un animale o un soggetto. Ieri c'è stata una valanga di grandine che ha semi distrutto la mia auto, ma io mi sono preoccupato di fotografare quei rami cascati perché sono stati violentati gli alberi e ho realizzato anche lì delle belle fotografie pur nonostante, diciamo, il momento critico. Mi sono inzuppato però. Presidente, parliamo di una grande fotografa, di una donna, Letizia Battaglia. Cosa grande possiamo dire di Letizia Battaglia in immagini fotografiche? Ma lei in parole è stata una fotografiche grande donna perché ha lottato dal punto di vista proprio della descrizione di quello che ha fatto la mafia con i tanti omicidi e le tante violenze che ha fatto all'umanità e che continua a fare. Ha lottato, devo dire, fino ai suoi ultimi giorni, perché abbiamo avuto il piacere l'anno scorso ad aprile di averla alla nostra convention finale di fine anno che si tiene ad aprile ad Orvieto, e dopo 6 giorni è venuta a mancare. Ho avuto il piacere di accompagnarla in aeroporto e in quell'ora da Orvieto a Roma fumava in continuazione e raccontava quanto è importante, e questo è molto bello, invece solleticare, continuare a solleticare i giovani mettendo loro
nell'orecchio l'idea della rivoluzione, intesa come fatto positivo, non come fatto negativo. Noi abbiamo portato quest'anno una sua mostra sempre a Orvieto, al Duomo di Orvieto, trattando però un tema quasi bello, ecco, non delle sue immagini molto violente, ma tutte immagini caratterizzate sulla sua persona, fotografate da tanti fotografi del mondo, e quindi è straordinaria, una donna che ha avuto riconoscenza in tutto il mondo, artista, e che oggi è pubblicizzata ovunque. Devo dire che la porteremo anche a Barletta, certamente, questa mostra, e siamo felici di farlo. E allora, sulle parole del presidente del FIOF internazionale, il maestro artigiano Ruggero Di Benedetto, e sulla immagine che Ruggero ci ha lasciati, ci ha donato di Letizia Battaglia, ecco, noi concludiamo su questa immagine di rivoluzione culturale che si può fare anche e soprattutto con la grammatica della fotografia e dei colori del mondo. Grazie, buon pomeriggio. Professore. Grazie professore. Grazie, grazie a tutti voi.